ci sono. Bene, allora puoi condividere la tua presentazione, ti chiediamo questa gentilezza, ce la fai in 15 minuti, ti ringraziamo. Condividi. Va benissimo, intanto guardate se, intanto vediamo se... Condividi. La mia, se riuscite, vedete, vedete. Perfetta, perfetta. Va bene, vediamo un pochettino se posso andare, eccoci qua. Grazie. No, no, grazie a voi dell'invito e grazie. Un applauso al dottor Bonucci, perché insomma è un po' che ci aspetta, lo sapete, non può essere qua per un po' di influenza e via, eccoci. Grazie mille, io cercherò di essere breve anche perché la giornata è stata lunga e quindi vado subito a quello che può essere, quello che è stato dato al mio lavoro, quindi la medicina integrata in oncologia. Soprattutto quindi il ruolo della nutraceutica. Intanto avete sentito da tante volte, in tanti casi in cui in effetti sappiamo che la causa dei tumori è veramente abbastanza non sconosciuta o misconosciuta. La parte genetica è vero perché c'è il gene, ma geneticamente fondamentalmente non abbiamo grossi risultati, sono intorno al 5-10%. Cosa che tutto il resto invece è epigenetica, quindi qualche cosa che deve venire da fuori. E fra l'altro una delle cose che oramai è venuto fuori è che nell'epigenetica la parte che si lega a piccole aree di DNA, quindi di geni, in qualche modo definiscono una inattività di questi geni. Quindi la metilazione, in questo caso il gruppo metilico, se si aggancia un gene fa sì che questo non possa funzionare. In effetti un esempio, per esempio l'APIS 16, che è un gene oncosoppressore, che se viene attratto, quindi diventa in qualche modo non più attivato, fa aumentare i tumori. Cosa significa? Che la causa epigenetica non è più una conseguenza del cancro, ma può essere direttamente anche una causa. E quindi è stato visto, fra l'altro, in questo lavoro sui topi, ma che chiaramente si lega già anche ai nostri lesioni, in cui in effetti è stato visto che all'interno di alcune cellule troviamo 11 stati, no, epigenetici della cromatina. Ovvero come la cromatina è effettivamente correlata a dei regolatori, ce ne sono una serie, effettivamente dà la capacità ad alcune cellule di diventare mobilitanti e in effetti migrare, andare fuori anche ancora prima di quello che può essere di per sé la neoplasia. Quindi capite che lo stato epigenetico è veramente importante. E quindi dello stato epigenetico e quindi del meccanismo, bene, possiamo considerare fondamentali tre. Uno è la DNA, la metilazione, la seconda è l'istone, è la modificazione istonica, quindi quella che è direttamente correlata al DNA, ma anche una cosa veramente molto importante cominciano ad essere mRNA, ovvero quei piccoli tratti che in qualche modo giocano come leganti alle aree di attivazione. E quindi questi fattori ambientali che abbiamo visto essere molto importanti sono lo stress, l'alimentazione e che hanno un ruolo nell'invecchiamento e nella malattia. Quindi l'epigenetica, come può essere la causa, ma può essere anche una terapia, una nuova terapia come bersaglio. E una disregolazione all'interno di questa epigenetica è chiaramente un'alterazione del metabolismo. E quando si parla di metabolismo e quando si parla di ipossia non possiamo non parlare del mitocondrio, come fonte effettivamente di una serie di meccanismi che come tali sappiamo possono essere sia in entrata che in uscita all'interno del mitocondrio, quindi come se in effetti il mitocondrio possa essere intanto una casa della potenza, dove in effetti vengono fuori le problematiche o quantomeno tutto quello che può essere correlato al meccanismo, no, di produzione di radicali liberi. E quindi l'aumento dei radicali liberi porta chiaramente a un'iniziazione del tumore, ma anche alla proliferazione e alla metastasizzazione. Quindi capite l'importanza di quello che succede all'interno del mitocondrio, ma anche a sua volta quello che succede quando il mitocondrio non lavora fondamentalmente potrebbe anche essere la causa verso quello che può essere, no, IF1, che agisce direttamente sul nucleo e, come abbiamo detto, il DNA e l'istone di acetilasi, quindi tutte quelle che sono i meccanismi che vanno all'interno della cellula. E quindi
queste sono tutte quelle sostanze che possono giocare sui mitocondri in senso o bioenergetico o di segnale, ma addirittura anche biosintesi. Quindi vedete, e tutte queste, come ne vedete e come ne vedete qui tante, già sono state in qualche modo dimostrate avere causa o direttamente correlazione con i vari tipi di tumore. Quindi, in effetti, fra l'altro, ecco, vi chiedo di non fotografare eventualmente questa parte, perché? Perché parlo della pigenina, che è una delle sostanze che gioca veramente all'interno dei meccanismi, vedete, a livello del mitocondrio, chiaramente portando in questo caso l'apoptosi, ma anche avendo un'azione diretta su IFUAN, su VEGF e chiaramente su quella che è l'angiogenesi e la proliferazione tumorale, anche perché questo stiamo pubblicando questa review proprio sulla apigenina. Ma volevo parlarvi anche in maniera abbastanza veloce di quello che sono i mRNA, perché i mRNA sono quei tratti di RNA non codificante che abbiamo visto essere veramente importanti all'interno di vari meccanismi cellulari. Tra l'altro, come vedete, all'interno dei tumori noi possiamo avere dei mRNA che giocano sia come oncogeni, quindi direttamente correlati a dei meccanismi oncogenetici, ma anche sempre i stessi mRNA per quanto riguarda la soppressione di alcuni meccanismi di oncosoppressori e quindi la formazione del tumore. Fra l'altro, oramai è dal 2010 che vengono studiati questi mRNA, che si possono addirittura trovare nel plasma e quindi in effetti fare da marker per quanto riguarda i tumori del colon. È stato visto, fra l'altro, l'importanza, anche in questo caso già nel 2012 ancora, ma negli ultimi lavori, sia nel 2016, e come vedete per quanto riguarda addirittura tutti i fattori dietetici, cioè quello che chiaramente noi mangiamo all'interno dei mRNA, e soprattutto la partecipazione dei mRNA al trattamento dei tumori con i fitochimici. Ma perché? Perché in effetti è stato visto che in moltissimi tumori, sia come oncosoppressore o come stimolatore di geni, ci sono i mRNA, ovvero questi trattini che sono all'interno, e come vedete ci sono già, e noi lo sappiamo e lo sapevamo, ma l'abbiamo già studiato, quelle che sono le sostanze naturali che vanno a bloccare questi mRNA. Come vedete, la genisteina, no? Abbiamo visto qui la curcumina, la boswellia, tutto questo, quindi giocano all'interno di quella proliferazione, di blocco di proliferazione di piccole aree che possono essere epigeneticamente validi. E quindi, velocemente vi faccio vedere quello che sono le sostanze naturali come fattori dietetici nei come DNA metilante, e quindi abbiamo visto l'epigallocatechina, possono giocare a questo livello, e anche possono giocare sempre le sostanze diciamo naturali, anche per quanto riguarda il concetto dell'estione di acetilasi, quindi delle quelle proteine estoniche, quindi meccanismo, ed ecco qua sostanze naturali che inibiscono quindi le modificazioni estoniche. Ma abbiamo anche le stesse sostanze che diventano anche in questo caso dei blocchi di quelle che sono i mRNA anche in questo caso. E quindi ci sono regolatori, abbiamo visto, e quindi dal punto di vista naturale, che possono giocare un ruolo come chemioprevenzione. E qui sono un elenco che voi vedete abbastanza bene. Ma cosa succede quando io mangio qualche cosa? Bene, queste sostanze vengono tutte digerite e, come vedete, come gruppi metilici, no, vanno in qualche modo a giocare, no, il ruolo sul DNA. Ma lo si fanno anche già quando siamo formati, perché questo ibis, che nasce chiaramente bianco, come vedete, se in effetti mangia crostacei e piccoli pesci diventa rosa, se invece mangia piccoli pesci e invertebrati e mangia serpentelli rimane bianco. Quindi vuol dire che già anche in DNA, quindi come noi, se noi modifichiamo la nostra alimentazione, in teoria possiamo anche arrivare ad una soluzione abbastanza buona. E questi sono tutti quelli che sono i micronutrienti
no, potenziali modificatori. Siamo noi in qualche modo che possiamo scegliere dove poter stare. Chiaramente abbiamo anche delle sostanze, in questo caso il self-food, che può giocare un ruolo, e l'abbiamo visto nel momento in cui riduce in maniera dipendente lo stress ossidativo, in cui può preservare la depressione del glutatione e può essere anche un forte antiradicale libero. Abbiamo visto i ROS che hanno in qualche modo un gioco, un ruolo importante nella iniziazione, ma anche nella metabolizzazione. Allora, questo qui è nato un progetto insieme a Terziani, in cui volevamo studiare, e abbiamo studiato, poi vedremo i primi dati, in cui il self-food utilizzando insieme alla terapia, per vedere se in effetti c'è la possibilità di una riduzione dell'infiammazione, ma soprattutto ridurre il danno cutaneo, mucoso e eventualmente anche quello che può essere il beneficio che si possono avere. Abbiamo somministrato 25 gocce ogni 8 ore nei pazienti che facevano la terapia e per un mese successivo, e questi sono i centri di radioterapia che hanno utilizzato, in questo caso sono stati sotto coloro che hanno fatto lo studio. Questo è solamente per farvi capire, questo è il meccanismo con cui abbiamo studiato i pazienti, età, il tumore, la tecnica, la dose, chiaramente, se ci sono state le interruzioni o meno e quali possono essere state le tossicità. In questo caso abbiamo visto che questo è uno studio, questa è una prima parte su 28 pazienti, vedremo in fondo se sono ancora 3 mesi, in cui in effetti abbiamo visto che nessuno ha dovuto interrompere, abbiamo solamente avuto un piccolo numero, sono solamente 3 persone che hanno ritardato di qualche giorno. Fra l'altro abbiamo fatto anche un test, un questionario in cui abbiamo chiesto di la loro qualità della vita, e fondamentalmente, come abbiamo visto, avremo dei risultati abbastanza interessanti. Cosa? Beh, l'85% è stato veramente molto bene, un 10% ha avuto un malessere generale, solo il 5% ha avuto una grossa astenia, il dolore è stato quasi assente, e quindi la loro qualità della vita è stata molto buona. Quindi possiamo dire, solamente in un setting particolare, solamente testa-collo l'abbiamo utilizzato, e nei primi 30 pazienti questo è un po' il risultato, che è interessante anche perché riduce un po' quegli effetti collaterali che sono invece sempre presenti in chi fa radioterapia. Concludendo, e penso di essere stato un po' nel tempo, la terapia integrata è una terapia che fa bene, ma non possiamo non considerare il cambiamento di qualità della vita, e uno di questi è nell'alimentazione. Questo è il libro che noi in qualche modo presentiamo per quanto riguarda il concetto dell'oncologia integrata, questo è il master che noi facciamo con l'università, questo è quello che abbiamo fatto con Lupainu, che voglio ringraziare per la sigla. Se mi dai 30 secondi vi voglio far vedere una cosa molto carina, che in qualche modo è quello che ci ha dato la possibilità, se lo vedete, sono proprio 30 secondi, vi lascio in silenzio un secondo. Che bella Londra, ragazzi. Non eravamo capaci di fare. Che fine abbiamo fatto? Aspetta. Lo interrompo per dirvi che questo è stato il video che ci ha fatto vincere il secondo congresso mondiale di medicina integrata e della salute, che ci sarà l'anno prossimo. Quindi questo è stato un po' un evento estremamente importante, e ringrazio per la presenza. Grazie. Grazie a te, grazie a tutti per la presenza.